Gente, benvenuti al mio canale, io sono Mal e oggi ho fatto un siero meraviglioso che vi piacerà tantissimo. Un siero facile da fare, semplicissimo, ma soprattutto iper efficace. Guarda, vi faccio questo qua, è il siero che ho già preparato, anche se nella boccetta di Ordinary, però quello che avevo a disposizione non gli ho tolto l'etichetta perché devo scrivere sopra. Questo qua è il siero. Super naturale, biologico, non vi costa assolutamente niente, vi costerà solo un ingrediente. Il resto credo che ci avete già a casa. Io l'ho già utilizzato stamattina, mi dà un effetto fantastico. Come vedete, adesso ve lo metto su questa mano qua e vedete la differenza. Antirughe, fantastico. Funziona da Dio, il risultato è efficace al primo uso, è veramente veramente bello, io sono rimasta allibita. Non so se riuscite a vedere la differenza tra le due mani. Guardate. La differenza tra questa mano e questa mano, guardate la differenza. Non so se si riesce a vedere, guardate com'è scripolosa questa mano e guardate questa. Guardate. Guardate la differenza. È fantastico, io l'ho usato stamattina e l'ho messo su questa mano senza questa per vedere se effettivamente funziona. Questa ricetta è una ricetta coreana, un siero coreano. Gli ho aggiunto un altro tocco mio personale, che io sempre mi piacciono le cose un po' aromatiche. Comunque, senza allungare troppo, vi lascio al video tutorial e ci vediamo dopo. Mi raccomando, se vi piace questo video, lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale. Eccomi, questi qua sono gli ingredienti, ci vuole semi di lino, riso, che sono due ingredienti fondamentali, poi io ci ho messo menta, rosmarino, limone, la buccia di limone e la buccia di arancia per darle l'aroma e poi soprattutto vitamina C e vitamina E. Se non ce l'avete potete utilizzare ad esempio le tisane oppure degli oli essenziali. Comunque, serve una calza di nylon, io non ce l'avevo e avevo questa mascherina che è nuova, giuro, è nuova, però mi si è rotta quando ho aperto il sacchetto. Allora niente, ho detto, ma sì, dai, la ricicliamo. Allora l'ho aperta per mezzo e ci ho messo la menta ovviamente lavata, rosmarino lavato, che è il rosmarino iper tonificante. La menta, come ho detto, e l'arancio e il limone per la vitamina E e la vitamina C. E poi chiudo bene così non mi si apre durante la preparazione. Quindi chiusa a cavolo, come viene. Ho messo a bollire dell'acqua, ho appena messa, ci ho messo del riso, ovviamente il riso che avevamo là, io ho solo riso paiera, questo riso si fa la paella e noi lo usiamo come siero per riso. Comunque ho bruciato la prima pentola con riso perché sono andata a fare dei mestieri, comunque o l'ho rifatta un'altra volta. Allora ho messo a bollire il riso, quando il riso è pronto l'ho lasciata per 15 minuti all'incirca. Allora vado a togliere il liquido, a togliere l'acqua, anzi la realtà togliere il riso perché quell'acqua mi serve. La prendo, la riverso un'altra volta nella pentola, così abbiamo l'amido, l'amido del riso che è fantastico, schiarente e fantastico per la pelle. In questo momento che l'acqua è abbastanza calda, metto la mascherina con la calza, la chiamiamo. E con gli ingredienti che ho messo prima e poi dopodiché aggiungo il seme di lino. Il seme di lino più mettete, i semi più diventa molto densa perché crea un specie di gel. E ne ho messo pochissimo perché non volevo dargli così tanta densità. La faccio bollire, la fate girare, io l'ho lasciato bollire all'incirca per mezz'ora. Dopodiché vado a versare il preparato e lo lascio così, lo schiaccio perché proprio non voglio quel gel, non lo voglio quel gel denso. Se volete il gel più denso potete aggiungere più semi di lino. Io l'ho lasciata riposare tutta la notte, l'ho lasciata a riposo
E quindi niente, il giorno dopo sono andata, l'ho messo dentro un contenitore, ovviamente l'ho ripassata un'altra volta perché non vorrei, come vedete, ci sono ancora dei pezzettini di semi di lino, non vorrei che mi entrano nel preparato, nel siero. Allora ho lasciato, ovviamente ho sbagliato il quantitativo, ho cambiato bottigliette. Io le bottigliette di vetro, delle fagioli, dei ceci, così non li butto mai perché le riciclo o li uso come vaso o li riciclo in qualche modo. Comunque, come vedete, lo lascio andare, come vedete è abbastanza denso. Allora, io ho una buccetta di ordinari di sieri perché io uso abbastanza sieri. L'ho messo, l'ho pulita ovviamente, l'ho lasciata asciugare e ci ho messo il siero e vado ad aggiungere delle gocce essenziali, degli oli essenziali. Allora io ne ho diversi, però vado a mettere il tea tree perché a parte l'effetto botox, l'effetto rigenerante e tonificante, vorrei darle un tocco per curare i miei brufoli. Come sapete io ho un sacco di brufoli, imperfezioni sulla pelle, quindi mi dà anche questo tocco qua, per cui ho scelto il tea tree. Agito bene, comunque, e vi consiglio di metterlo, lasciarlo in frigo. Vi durerà 15 di giorni, un mesetto, però io lo ciuccio via, non credo che mi durerà così tanto. Come vedete, lo applico, lo provo sulla mano e veramente ha una sensazione fantastica, non ha niente a che invidiare dei sieri che si comprano in giro. È buonissimo, lascia un effetto fantastico sulla pelle. E il risultato si vede da subito. Io non mi sono resa conto, ma l'ho fatta vedere a mia amica e mi ha detto: cavoli, che differenza tra una mano all'altra. Comunque, questo quello che mi ha avanzato lo userò per un'altra ricetta per i capelli. Ci vediamo per la prossima, per il prossimo video. Allora, questo qua il siero io dovrei uscire, quindi ho detto prima di uscire lo provo, così lo lascio su tutto il giorno per vedere. È veramente veramente bello, lascia la pelle fantastica, ve lo consiglio vivamente. Potete utilizzarlo sia di giorno che di notte. È rigenerante, è antirughe, è tonificante, è idratante, è bellissimo, lascia una luminosità sulla pelle fantastica. Bella gente, avete visto gli ingredienti? Sono facile, veloce da preparare, l'effetto è fantastico. Spero che vi piace questo video. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like o un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e Facebook. Bella gente, alla prossima e buona giornata a tutti. Ciao!